io ho preso atto di un fenomeno. C'è una grande concentrazione di apparizioni mariane nel nostro tempo, che è inedita per la storia della Chiesa, e che tutte mettono in guardia l'umanità da un grave pericolo sia spirituale che materiale. Quando parliamo con una metafora di quarto segreto di Fatima, ovviamente non alludiamo a un quarto segreto oggettivo, ma ad una parte del terzo segreto che Giovanni XXIII ritenne non di origine soprannaturale, ma evidentemente giudicò che fossero pensieri di Suor Lucia. Secondo persone molto vicine a Suor Lucia, parla di una crisi di fede all'interno della Chiesa e di grandi prove che aspettano la Chiesa e l'umanità. L'apparizione di Santa Caterina Labourée e Rue du Bac sono molto complesse. Io ricordo sempre una frase, delle parole della Madonna che mi sembrano profetiche per l'oggi. La Madonna dice a Santa Caterina: il momento verrà, il pericolo sarà grande, tutto sembrerà perduto, allora io sarò con voi. Alla Salette la Madonna parlò anch'essa di una crisi della fede che avrebbe avuto come epicentro Roma. Il senso della lettera aperta che ho scritto al Papa è questo: il popolo cristiano è perseguitato in tante parti del mondo e in Occidente è marginalizzato e ridotto, quasi imbavagliato, ridotto all'irrilevanza. E questo popolo ha bisogno di pastori che lo guidino con chiarezza. Io purtroppo nelle parole di Papa Francesco spesso trovo una grande confusione, sento che dice tutto e il contrario di tutto. È una busta che è stata recapitata a casa di mia madre, la quale un po' sorpresa ha guardato un po' il mittente e mi ha chiesto: ma ti ha scritto il Papa? Devo dire che non me l'aspettavo, perché io gli avevo mandato il libro perché era rivolto in particolare a lui. Però, in genere non capita che un Papa ti risponda personalmente. Ho trovato una lettera scritta di suo pugno, che ovviamente è un segno di grande attenzione, di affetto, di paternità, e fra l'altro con un tono che è molto, molto umile. Il senso della mia risposta è questo: innanzitutto la gratitudine per il gesto di paternità che il Papa ha fatto nei miei confronti, però anche umilmente l'invito a considerare concretamente i problemi che gli sottopongo, perché credo che siano veramente questioni drammatiche e inquietanti per la Chiesa.